Grande successo di pubblico al Teatro Lea Padovani di Montalto per Il Mercante di Venezia, nella rivisitazione di Giorgio Albertazzi con la regia di Giancarlo Marinelli. Un Mercante di Venezia che mantiene inalterati i grandi temi dell'amicizia, dell'amore, scontro etico e sociale, potere del denaro e vendetta, lealtà e giustizia. Valori e contrasti di una Venezia di fine 1500, ma motore senza tempo di intrighi ed emozioni. Nella versione di Albertazzi, oltre ai grandi temi shakespeariani, è emerso il dramma degli amori impossibili e quello della solitudine. Giovani innamorati che, rincorrendosi tra i calli, cercano di afferrare il senso della vita. Una vita così fugace che Shylock vede giungere alla fine privata del suo più grande amore, quello per sua figlia Jessica. Ancora una volta Shakespeare è riuscito a conquistare il pubblico in sala e questa volta, a dargli una mano, c'era la commovente interpretazione del maestro Giorgio Albertazzi. È un capolavoro di Shakespeare, diciamo, che io ho rivisitato perché c'era qualcosa che, di troppo elisabettiano qua e là, troppa chiacchiera, sempre di Shakespeare, quindi sempre geniale, però bisognava toglierla. E poi ho potenziato alcuni personaggi come quello di Job, che è un fool, che nel testo originale sì ha un'importanza, ma insomma relativa. Qui diventa importante di tutta l'economia, anche brillante, un po' comica, devo dire, ma divertentissima. Parla in Veneto, a Venezia si parla veneziano naturalmente, no? Non noi, ma lui sì. Poi è un dramma delle solitudini e degli amori mancati, degli amori che sì, non finiti, mancati in genere. Si lasciano tutti, ma l'amore mancato più forte, tradito, è quello di Jessica nei confronti di Shylock. La figlia fugge con un cristiano e questo già è una cosa. Poi porta via denaro e gioielli e se li perde per le calli di Venezia con una lumaca, la striscia di una lumaca. Shylock qui diventa, la sua perdita è questa. Quindi io finisce lo spettacolo che lui butta via i soldi. Per un ebreo buttare via i soldi, insomma, è grave. Ha un successo strepitoso dovunque si vada, vendono i teatri il mese prima, sì, così. Vabbè. Questo va a onore del pubblico. Infatti abbiamo visto, da quanto ho letto, che al Teatro Ghione sta facendo appunto ha fatto un grande successo di pubblico, sì, e sì, di critica. Sì. Anche, ma soprattutto la gente, sì, non lo so, cioè, qui c'è un, perché questo non è un teatro veramente nel senso tradizionale del termine, direi, però è come una riscoperta del teatro, in senso proprio degli spessori narrativi, del racconto, dello scontro di psicologie, e poi c'è questa cosa razziale, insomma, no? Chi è un ebreo? È uno diverso dagli altri? È il popolo eletto, si sente superiore? Però in realtà presta denaro, ha interesse? Allora cos'è? È il mercante, però? Mercante che è Antonio, è il suo rivale diretto, anche lui in un certo senso usa il proprio denaro. E allora, e qui c'è questo, Shakespeare ha questi aspetti delle minoranze, diciamo, no? Come l'Otello, per dire, è sempre a Venezia. Anche l'Otello è nero, allora gli si associa la gelosia, però ama una bianca, sposa una ragazza più giovanissima. E quindi viene, anche lì c'è un conflitto razziale, diciamo, che c'è qua. E queste sono cose che interessano evidentemente il pubblico. E poi c'è un certo Albertazzi che recita, anzi che non recita. E la rivedremo nella prossima stagione del Teatro Ghione, forse? Ma pare di sì, perché sì, io ho tanti impegni qua e là, in giro per il mondo, però forse vale la pena di tentare di fare un record anche di ritorno nella città, perché tornare alla stessa città per settimane e settimane in genere non succede al teatro. E invece che cos'è per Giorgio Albertazzi quindi la giovinezza per lei? Per diventare giovani, dice qualcuno, ha detto, per diventare giovani, veramente giovani,
ci vogliono molti anni. In realtà si ringiovanisce sempre e poi si è vecchi di colpo. Quello deve essere un momento non simpatico, questi è vecchi di colpo.